Instant Gaming è un sito che vi permette di acquistare risparmiando chiavi di gioco per le principali piattaforme. Oltre alla sezione con i principali titoli in tendenza e le migliori offerte, trovate la lista dei giochi attualmente in preordine, in cui risparmiare cifre anche importanti per acquistare giochi in arrivo. Ma non finisce qui, perché sono disponibili offerte anche sugli abbonamenti online come Nintendo Online, PlayStation Plus e Xbox Game Pass. E se il gioco che vi interessa è per console e la key non è disponibile? Nessun problema, perché potete comunque acquistare una gift card in offerta e ottenere del credito per i principali store online, spendendo una cifra inferiore al credito che otterrete e creando quindi direttamente il vostro sconto. E chiaramente non dimenticate di partecipare anche al giveaway mensile per avere la possibilità di vincere un gioco a vostra scelta. Se vi interessa, trovate nella descrizione di questo video i link al negozio e al giveaway. Detto questo, grazie ancora a Instant Gaming per aver sponsorizzato questo video. Allora, ieri abbiamo finito fondamentalmente... Ma non è vero mai! Ieri abbiamo finito la demo, fondamentalmente, da quello che ho capito, la parte della demo, che era parecchio lunga comunque, abbiamo fatto le nostre 3 orette, abbiamo preso un sacco di botte. Questo hero landing incredibile. Prima che... Allora, mi sono scordata, al solito mi scordo sempre, vi metto il messaggino pinnato dove trovate tutti i vari linketti, il link del giveaway di questo mese. Sì, esatto, di King Mario. Il giveaway di questo mese, non vi costa niente partecipare. Poi c'è il link, quello appunto di affiliazione per Instant Gaming, e tra l'altro il reminder che per settembre le iscrizioni sono scontate, quindi se vi iscrivete a settembre risparmiate i dindini. Ora, siamo bellissimi, stupendi e meravigliosi. Io ho fatto off screen giusto un giro per vedere se mi ero persa qualcosa. Mi ero perso un oggetto, ma era un consumabile qualunque, non era una cosa importante. Sembra che abbiamo fatto un buon giro, quindi io direi che possiamo andare. No, possiamo andare speditissimi. Veramente bello da vedere, veramente veramente bello. Le bandiere non tanto, però che colpo d'occhio, che stile. GG. Credo sia questa la strada, nel senso non vedo altre direzioni per adesso. Ti prego. Ah, oh, ok. A posto. Questa è stata chiusa. La bottiglia di Chianti. No, però sembra che è una bottiglia. Sembra che è una bottiglia, sì. Spacco bottiglie, ammazzo famiglia. Allora. Here it is. Vanini Works. Everything you see here belongs to Vanini. The classiest playboy and most brilliant inventor in Krat. Just ask. Oddio! Not just puppets. Almost every machine and tram in Krat is supplied from here. You gotta be curious about the guy. What kind of person is he? I wish we could find him. Ma è bellissimo! That is, if he's still kicking. Madonna, ma è Bloodborne 2, ragazzi! Cura miracolosa. Acquistate qui la medicina miracolosa. L'alchimista miracoloso Clark Shore, noto anche come Dottor Panacea, è riuscito a creare una cura per l'orribile piaga che si diffusa a Krat, realizzata con un corno di unicorno, il sangue di un serpente a due teste e la bollitura di una mandragola. Clark Shore l'ha testata personalmente e ha confermato che cura completamente la malattia. La piaga blu non è una maledizione divina, non abbiate paura. Venite a trovare il Dottor Panacea, Clark Shore. Trattandosi di un articolo limitato, i prezzi possono variare. Spacco Torontus. No, ragazzi, chiaramente è una supercazzola. Anche la mandragola, insomma, è Snake Oil, praticamente. Qua però la gente è morta da parecchio. Comunque. Ok, dov'è la trappola qua? Cos'è la fregatura? Non c'era nessuna trappola incredibile qui. Aha. Oh, quello è nuovo. Questo è nuovo.
Akin the Dream, grazie per la gift, per la sub regalata, per la gift subtata, stavo dicendo. Per la sub regalata, grazie. L'elettricità contro gli amichetti comunque è figa. Tra l'altro possiamo salire sui tetti, questo l'ho visto. Aha! No. Delusissima. Non c'è speranza di poter rifare. Oh merda! Ah, ma tu sei pazzo! Di che colore sono? Cosa mi ha sporcato? Non si può dire di che cosa mi ha sporcato. Ma no! Non si può dire che cos'era, non si può dire. Vieni qua. Porca puttana. Che sbrotta! È la sbottina! Siamo molto calmi tutti! Tu muori tanto per cominciare, poi... No! Volevo schivare. Fortissimo. Tu sei duro. Porca vacca. Frammento di stella. Esprimo un desiderio. Cioè. No. Ampolla di resistenza speciale. Sì, sì, però tutti calmissimi adesso, per favore. Adesso rilassiamoci un secondo, che qua c'è molta smalto, sì sì sì. Ecco, la bambina che sbrotta bianco è brutta, C'ha una brutta, ecco, una brutta intossicazione batterica. Perfetto, ottimo, vabbè, comunque non serviva a niente. Ma che figo, guardatelo! Questi li usavano per i lavori pesanti. Aia, porca. Sto coso non ha range. Come cammina? Porca. Aspetta un secondo. Aia, porca miseria. M'ha preso. Cazzarola, questa trappola è brutta. Sto morendo. Forse non ti uccide. Forse ti lascia uno. Sono nella cacca pupù. Nella totale assoluta cacca pupù. Allora, qui è chiuso. Cioè è bloccato, non si può aprire. Allora vabbè, esploriamo un secondo giù. È cattivone qua. Se non sai, se sai chiaramente i nemici dove sono, li freghi. Però prima, come prima andata, abbastanza infame. Non disonesto. Non disonesto, però. Qui avrei avuto bisogno del braccio che colpiva a distanza. Paura. Paura.
Fabbrica Venigni. Ah, la mia salvezza! La mia salvezza! La mia salvezza! Ah, ok. A posto. Ci siamo. Pelo, con un HP. Con un HP non ce l'abbiamo fatta. Catena? Cos'è? Saria Schnee? 83, grazie. Catena, 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 catena. Può essere agitata con forza, infligge danni di impatto a chiunque si trova nell'area, ruota intorno ai nemici che colpisce. A volte le cose semplici sono più efficaci. Ed è consumabile. La proviamo. L'assalto elettrico è efficace per sopraffare burattini. Uscite se non siete persecutori. Complimenti. Qua ha fatto il giro, qua era la porta chiusa. Oh no, ce n'è un altro. Quello è cattivissimo. Ah, lì c'è un oggetto che non ho preso. Io faccio il giro tattico prima di andare dal tizio grosso. Ah! Fatta apposta, infami, infami. L'effetto del calore, bello. Oh, this place gives me the creeps. It's like something's gonna jump out any second. Ecco. It's okay, pal. Gemini's looking out for you. Complimenti. Uno per volta, uno per volta. Le... No! No! Bastardi! No! Oh no, no, psicopatico! No! Aspettate! In fila, in fila! Porca miseria, questo coso non ha range! Che non frega niente. Quanto sono duri? Non gliene frega nulla. Perché quelli mezzi costruiti sono più forti? Trappola incredibile. Cartuccia della scossa Belford. Qua? Sì. Cartuccia della scossa. Parte una cartuccia sviluppata all'officina Belford Superior. Ha anche un additivo che allevia l'alterazione di stato. Ottimo. Questo sta riposando. Ha la testa montata al contrario. Va bene, questi bianchi sono cattivissimi. Egregio signor Venigni, come dai suoi ordini ho condotto un'indagine sulla qualità dell'ergo fornito dagli alchimisti. Naturalmente è stata fatta in segreto. Certamente la qualità dell'ergo è peggiorata nel tempo. Non dubito che degli alchimisti, ma il calo della qualità è troppo diffuso per essere una coincidenza. Di questo passo i burattini di questo trimestre avranno un'alta probabilità di difetti. La cosa più importante è la qualità dell'ergo, dopo tutto. Secondo una fonte attendibile, gli alchimisti più esperti stanno conducendo esperimenti di produzione di ergo utilizzando un altro metodo. Personalmente credo che i loro esperimenti segreti abbiano qualcosa a che fare con la diminuzione della qualità di ergo. Stanno forse spremendo i corpi dei burattini eliminati nella palude desolata? Posto dove sicuramente andremo. In ogni caso, con loro ti consiglio di andarci cauto e di non protestare. Responsabile della fabbrica 1, Nicola.
forse quindi hanno usato dell'ergo che era infetto da qualcosa, corrotto, e quindi hanno sclerato, però tutti quanti, è strano, eh. Questo è chiaramente un boss, adesso mi cura. Questo è un boss. Diciamo che ci andiamo dopo, eh. Ok. Esploriamo prima indietro, che ci siamo lasciati un botto di roba. Qui c'era una scala, ok. Tra l'altro la... diventa azzurro la, l'esperienza, l'ergo diventa azzurro quando, quando puoi salire di livello. Hanno, questo mi ne frega niente, lo distordisci, ma bello il tubo affilato, mi piace il tubo affilato. Porca. Questo non serve a niente, è solo per fare il giro così. Come faccio? Ah, di qua. Non l'avevo visto. Dove sono? Ho capito, sono tornata indietro, va bene. Mezzoru, grazie per il supporto, grazie mille. Tanti abbracci, Moe. Purtroppo in questa casa nuova non posso tenere un gatto, questa cosa mi spezza il cuore. Ma non starebbe bene, cioè sarebbe proprio una cosa egoistica, non è casa per gatti, quindi questa cosa mi ammazza perché... avrei tanto voluto un gattino, magari non spunto, non subito. Cazzo. Oh, porca. Però non è possibile. Ok, devo un attimo rimettermi a parare, sto schivando troppo. Ho la faccia. Lama del pugnale della salamandra. Un'arma. Un'arma, signori. Bella. Di fuoco. La lama di un pugnale progettata per far sì che l'ergo generi surriscaldamento. Nella parte posteriore della spada è incorporata una fonte di energia d'ergo che emette calore. La salamandra simboleggia il fuoco e la purificazione. A tal proposito, il pugnale è stato creato per uno speciale rituale di purificazione degli alchimisti disertori. L'impugnatura di un pugnale realizzato dagli alchimisti è la forma di un serpente che si morde la coda. Secondo lo stesso principio del pugnale, ci sono alchimisti in grado di espellere una gran quantità di calore da un cuore di ergo. Questi battisti con l'abilità del fuoco si chiamavano Fuoco di Simon, i purificatori della verità. Capisco. Voglio provarla. Ah, ma guarda che lavoretto che abbiamo fatto di giro. E quindi adesso manca la parte dove c'è il tizio incazzoso. E poi abbiamo fatto. Vieni qua. Vieni qua. Dai. Dai, vieni qua. Timidone, vieni. Su. Dai, qui. No, porca. Troppo tardi. Qua ti fregano perché te li fanno... Tu magari qua ci vai subito senza sapere che questi sono nemici, no? E quindi pensi che sono solo rottami? E vai dritto per dritto da quello grosso
e ti frega. Ti frega così, perché te le ritrovi 100.000. Non so come che non mi ha preso. Aia. Ah, pezzo di merda. Frammenti di stella, è tutto molto romantico, però mi aspettavo qualcosa di più figo, onestamente, da dei nemici così grossi. Però droppano quasi sempre frammenti di... Ma tu sei pazzo! Ma tu sei pazzissimo! Ma seri? Andiamo allo Stargazer. Ma con quanta cattiveria. Va, di là posso risalire. Quindi andiamo prima dal simpatico pallonaro qua. Qua facciamo i gnorri. Sì, sì. Bravi, bravi tutti. Sì, sì. Magari è amico, No, cazzo, no, qua non si può passare. No, questa è una fottutissima fregatura. Aspetta, posso provare a fare una cosa. Le bottigliette qua, queste. Questa te la toglie e questa te la riduce. Facciamo così. Vediamo se ce la facciamo. Ah, proprio boss, proprio burattino del futuro, così cattivissimo. Ta 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 ta. Non ti conosco. Non ti do confidenza. Prendo il tesoro e me ne vado. Il falcione potenziatore. Ma senti, ma la combatto qua? Secondo me questo mi shotta malissimo. Così duro, Fattibile. Se non si mette a fare. Aspetta. Sì, se magari lo riesco a colpire, possibilmente. Stronzo. Sei veramente uno stronzo, fatelo dire. Sei proprio bastardo. Doppio buff. Madonna, le botte. Ma che sei un capone. Qui non mi colpisci. No, 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 dai, era un'ottima idea. Era un'ottima idea. Poteva funzionare. Sicuro
ordine, c'è la sangue, c'è l'istante, un po' le purificazioni. Sì, ma non ero scioccata, stavo bene. Stavo bene, ti dico. Si può fare, si può fare. Si fa, si fa. Dopo ci leggiamo l'arma, ma adesso io mi impunto, è una questione di principio, il burattino del futuro, cioè... Un burattino del futuro, vieni qua che... Blood Red Igris, grazie! Dai, ma no, ma non è vero mai, ma non è vero, che bugia, bugia, bugia incredibile. No, si fa, si fa. Ok, non così. Funziona più. Vieni qua. No! Cazzo! L'hitbox parte molto in fretta. Madonna! Che li può colpire solo i piedini. Cercando di... Ah, ma perché un minimo fa pure... no, vabbè, niente. Oh no. Madonna, liscio incredibile. Fare... Ok. Ha, stronzillo, vieni qua. Nella faccia, nella faccia te la do. Vieni qui. Sicuro. Via. No. No, avevo schivato, dai, avevo schivato. Vieni qui, vieni qui, cornuto, vieni qui. Te. Vieni qua. Vieni qua. Ok. Madonna, è andato. Sì. Yes. Grande. Lo sapevo, era... Ok, figo, d'accordo.
Perfetto. Va bene. Abbiamo preso un sacco di esperienza, adesso andiamo a livellare. Anzi, posso usare l'oggettino. Posso usare qua l'orologio da taschino. Usa. A posto. Subito. Questa quality of life. No, no, Blasphemous, ma Frank, manca l'ultimo boss, che poi non so se l'ultimo boss o il quasi ultimo boss, però penso che sia l'ultimo boss, principale. Poi sicuramente ci sarà il cuore o quello che è, però ancora non ho finito. Lo facciamo domani. Sì, domani. You're domani. Going to the factory. He's the richest man in Krat. Forse un peccato è una brava persona. Shut the factory down. I know my way around the web. Ma senti, questo non la posso potenziare. Allora, abbiamo trovato, tra l'altro, ho comprato le armi che mi mancavano, tra l'altro. Fra le altre cose. Guardate. I know my way around. Ho preso. Non so perché non me la fa vedere. Però comunque vedete, ho tutte e tre le armi base. Sono andata a comprarmi tutte e tre le armi base, così ora ho tutte le armi. Comunque, prima di fare questo, guardiamoci che cosa abbiamo trovato. Abbiamo trovato lama del falcione potenziatore. Scala su tecnica. Raccogli le forze sperando di avere un attacco più forte. La lama di un falcione montata da un persecutore, mettendo insieme l'equipaggiamento di potenziamento. Essendo una lama presa un'enorme macchina da taglio, è pesante ma potente. La frenesia dei burattini ha dato vita a una generazione di persone che hanno perso le proprie famiglie e hanno giurato vendetta. Axel, andato in guerra con in mano il tagliacarte di suo padre, non faceva eccezione. Potenza di fuoco insufficiente? Basta aggiungerne altra. L'invenzione di un persecutore irascibile si è rivelata più utile del previsto ed è stata usata spesso dai persecutori. Okay, adesso io però, per fare i miei test, mi metto un attimo qua, perché l'arma base. Allora, prima proviamo questa com'è. No, viene molta tentazione di provare a usare questa impugnatura per la mazza, però sì, ha sempre poco range. Bello, però è bello, è figo. Guardalo. Quanto moveset, tra l'altro. Cambia, fa l'impugnatura inversa, guarda che coatto. Molto figo. E poi falciò. Non pensavo fosse così grosso. Adesso però ti succhia tutta il vigore. Sì, Max Will, assolutamente. E non consuma favola questo. Ma sono troppo fichi. Ma è troppo bello. Sono troppo belle le armi. I know my way around. Scusami. Questo è solo danno row, non ha roba in più. Scusami, se io faccio tipo per curiosità. Ok. Questo come funziona? No, spesso sbaglio. Ah, vabbè, perché non ce l'ho equipaggiato, giustamente.
I know my way around a weapon. Manico Tonitus e testa di manganello, ma io volevo, il fatto è che siamo anche provare, ma comunque a me piace il danno elettrico. A me piaceva il danno elettrico. È lo stesso moveset, non conviene perché hai cioè il moveset di una mazza ma non hai il danno elettrico. Cioè piuttosto fai, allora non hai motivo di mettere il manganello al posto del Tonitus, tranne che per l'arte che è più leggero, ma cioè perché rallentare il manganello? Ma questo è, fammi capire, ma tipo, cioè, come funziona questa cosa? Fammi capire un secondo. Cioè, puoi fare delle porcate incredibili. Ma no! Ma è bellissima questa cosa! Ma è troppo figa! È a machete! Chiaramente non hai il moveset tutto sgargiullo, non hai il moveset quello coatto della là magari del manico, dell'impugnatura caricato che ti fa tutte le svirgolate. Però tipo quest'arma, che è pesante, eh? È pesante, però così è veloce e fa un botto di male. È scala B forza motrice. Pinocchio Kills! Sì, il manico del falcione, sì, volevo provare, infatti. Era quello che volevo fare dopo. Volevo provare adesso a fare questo e questo. Per quanto comunque continuano, cioè non conviene al livello scaling, perché non hai lo scaling sul danno elettrico. Il danno elettrico ti si azzera lo scaling, ovviamente, perché questo manico non ha lo scaling. Poi ci sta pure bene, tra l'altro. È molto figa così, eh. Io non so cosa provare prima, non ho abbastanza materiali. Non ho abbastanza materiali, perché pure questo è troppo figa. Non toglie l'elettrico, toglie lo scaling all'elettrico. Il danno base dell'elettrico rimane. Se guardate, vedete, ho 67 più 0, perché 67 è il danno elettrico dell'arma, più 0 è lo scaling. Non avendo scaling su sviluppo, non ho il danno aggiuntivo. Mentre per esempio 67, però questo non mi conviene perché io ho molta forza motrice, quindi non mi conviene usare questo manico, perché poi vedete lo scaling è 15, è poco. Cioè, di contro qui vedete che ti va 130 più 53, perché ha lo scaling B su forza motrice, che è la statistica alta. Quindi a me conviene un manico che mi scala su forza motrice. Quindi questa lama del falcione è tanta roba. Cioè, mi fa quasi 200 di attacco. Cioè, 180 di attacco. E non è potenziata la lama. Cioè, io potenzio la lama a quanto arriva, scusami. I know my way around. A parte che posso parlarle, non me l'ero accorta. Lama, perché mi separa? Ah, perché sono separate, no? Tre, mi aumenta di tre, ma è tanto, eh.
quanto? Cosa, a quanto arriva? È tanto, Quasi 200 di attacco. Non è male. Non è per niente male. Vediamo. Io per adesso me la tengo. I know my way around. Allora, Venigni. Mr. Venigni is Mr. the richest Venigni. Man in Krat. Sì, non me l'avevi già detto. Sì. He's peculiar, but a good-hearted man. Ah, non è cattivo. Even though he's rich, he treats every employee with respect. Mi è immaginato diverso. Mi immaginavo fosse uno stronzo. E invece è buono. Welcome to. I'll use my power. Sick, sick, last. Grazie, Camisato. Grazie. Uno, due, tre. Tre livelli posso fare. E aumenta di 4. E vabbè, Allora, per curiosità. Ok. Quindi così arrivo, così torno. Così torno a capacità, non sono più pesante. E allora. Allora facciamo così, sì. Per ora sto così. Sono così mediocre in tutto. E poi vedo se mi posso fare. Quanto mi serve per salire? 2300. 1000 li riesco a fare. Sì, che li riesco a fare. 100. Vabbè. Vai, vai. A posto. I'll use my power. E allora facciamo grande. Io dai build tecniche, forza motrice, cioè finisce sempre così. Finisco sempre a fare la cafona, non ci posso fare niente. Ok. Ingresso dell'Unione all'officina, andiamo. No, non ho trovato nuovi vestiti. No. Ma penso che mi cambierò presto comunque. Appena incontro Venigni faccio il cosplay di Venigni. Per adesso restiamo burattini buffi. Che non c'entriamo assolutamente niente con l'ambiente intorno. Questa cosa è divertentissima. Cioè siamo proprio completamente sbagliati per l'ambientazione, ma va bene così. Quindi non dobbiamo andare di qua, perché di qua siamo andati. C'è il nostro amico che picchia la roba. Quindi andiamo di qua e andiamo dove è crollata la cassa, dove chiaramente c'è un boss che uscirà dalla cassa e sarà un burattino molto incazzato. E la la la. Ma comunque te le tira indietro, per fortuna. Devo andare di qua? Non me lo ricordo mica. No, mi sa che devo andare di qua. Sì, ok. Vediamo un po' questa situazione. Per nulla inquietante. Ma io posso. No. Eccolo là. Ah! No, 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 che cosa? Sei uscito da Nier Replicant.
Quanto sei duro. Quanto sei duro. Quanto sei arrabbiato. Posso lasciarti stare e andare via? Che succede se me ne vado? Ti dimentichi di me? C'è una farfalla da qualche parte. Sei scordato di me, perfetto. Probabilmente con lui però conviene usare un'arma che non ho. Mannaggia. E vabbè, proviamoci. Proviamoci comunque. Vediamo se gli fa più male. Dai. Aia, bastardo. Cagare. Finisco subito la stamina però. Porca. Quanto sei molesto. Ah, cazzo. Sei pazzo. Cazzatissimo. Quel pezzo di merda. Oddio, quanto sei duro. Quanto è difficile. Allora. Ah, questo è per potenziare. Questo è per potenziare il braccio. Ho trovato una cosa per potenziare il braccio. Un dispositivo di correzione utilizzato per modificare il braccio a legione. Presente solo nell'officina. È possibile modificare il braccio a legione con la macchina di creazione Venini. Aumentare la durezza e densità delle braccia a legione. Dispositivi delicati come questo richiedono manutenzione continua. Materiale di miglioramento. Ah, ma quindi è consumabile. Ma quanto bello! Immaginavo che il braccio si potesse potenziare, mi sembrava strano che fosse solo così. Grattern, grazie! Farfallino! Vieni qua! Bastarda! Manovella della forza motrice. Ah, sì, sì, questo è per fare lo scaling, per modificare lo scaling, invece, della forza motrice, per fare scaling su forza motrice. Ok. Ah, tra l'altro qua c'è subito uno Stargazer, lo sanno che ho preso un sacco di legnate. Cioè, lo sanno pure loro che ho preso legnate, non... È ovvio. Oh, ma per adesso veramente GG comunque al gioco, non gli posso dire niente. Non gli si può dire proprio niente. Mostak, grazie. Fusful, più che Perry c'è la parata perfetta. Non... Allora, se Bloodborne andasse a 60 fps, vi direi che è più responsivo Bloodborne. Ma in realtà no. Perché comunque questo gioco è molto più fluido. Cos'è stato? Ma che cosa? Ma siamo impazziti? Ma sei pazzo? Ma che ne potevo sapere io che arrivavano le palle di fuoco così? Ma dove? Ma io pensavo fosse una fognatura. Ma come? Con quanta cattiveria. No. Vieni, vieni, sbruttina, sbruttina, bambola sputacchina, vieni qua. Vieni, vieni. Ah,
Ma comunque assolutamente degno erede di Bloodborne, assolutamente, cioè proprio fra tutti i giochi che sono mai usciti, anche molto più di Temisia, Sto braccio è una merda, ha un range ridottissimo proprio. Cioè, una delusione. Fichissimo, ma devi starci proprio sotto al nemico. Deve fare così. Cioè, è fortissimo, ma devi metterlo tipo alla fine della combo. Devi avere comunque un'arma a corto raggio. Allora, qui abbiamo... No. Ecco, bravi. Cambiate idea. Ecco, vieni. Tu sì, come fai? Cosa stai facendo? Vieni qua. E niente, si muovono in gruppo, non si può. Ma ti sembra il caso? Venite voi, dai. Maleducate. Sempre a sputare. Ora che sei rimasto da solo, possiamo fare un discorso io e te. Venga. Magari. Cioè, sì. Io avrei parato, però evidentemente non è stato sufficiente. Sì. Perché mi consumo tutta la stamina comunque. Madonna. Ah, penso. Per fortuna lo interrompevo. Devo impararmi un attimo le schivatine, le parate. Ah! Cos'è caduto? Che schifo! No, la farfalla! La farfalla! Lasciami stare! Devo passare la farfalla! Ok. Allora. A proposito. Non si sa del DLC, non si sa niente, però ci sarà una collaborazione con Wulong. Così a caso, completamente a caso. Sto morendo. Sono distratta. Quindi comunque un minimo di supporto in post pubblicazione c'è. Chissà se faranno DLC, secondo me ci potrebbe pure stare, magari cose extra. Io non so come evolve, però per adesso è veramente veramente figo. Il gioco comunque è tosto, non è un gioco semplice. Il boss mi ha menato. Il secondo boss mi ha menato. Allora, torniamo qui. Dove dicevamo c'era la palla pazza. No! Oh!
Poteva andare molto peggio di così. Andare molto peggio di così. Io vorrei capire da dove arrivano ste palle. Che ansia sti cosi comunque. Scusi. Madonna! E ho capito, era un'animazione. Era un'animazione, non potevo farci niente. Non volevo fare partire il colpo alle spalle. Cosa automatizzata, non c'è uno stronzetto che le lancia, quindi allora aspettiamo con molta calma qua, che cure. A lei c'è uno scrigno però, quindi si va avanti di qua. Guarda il tipo là, Charlize, proprio che chilla. Gli scrigni sono diversi in base alla zona. Non sono sempre uguali. L'arma dell'ascia dei pompieri. Oddio! L'arma dei pompieri. L'arma dei pompieri. Vabbè, un po' la merda, però. Fendente paziente. Dipende resistere, questa è difesa invece. Pompieri di Krat, dipinta di rosso, realizzata per essere versatile in modo da poter rompere qualsiasi cosa. I pompieri hanno protetto Krat con tutte le loro forze fino alla fine. Hanno perso la vita, ma in città rimangono le loro asce come testimonianza del loro nobile sacrificio. Tristezza. La lunghezza permette di affrontare gli incendi nei luoghi sopraelevati. Quindi comunque lunga, mi pare di capire che è lunga. Ok. Vabbè, abbiamo preso un'altra arma, buono. Ma perché c'è questa palla che cade? Non capisco. E ho finito le cure comunque, eh. Oh no! Oh no, ci sono i tizi. Vaffanculo. Sono il gatto alla volpe, tra l'altro. Admirers seem to follow me everywhere. Pleased to see you, my stalker friend. You made it all the way here unbothered by ruffians. You've got talent. I've never seen you before, but who cares? This may well benefit our former client. Did you catch that subtle whiff of money in the air? Moneybags himself, Lorenzini Vanini, is inside this factory this very moment. You caught us on our return trip. We had to deny his ridiculous request in person just to be sure it wasn't a joke. All we could do was laugh. Keep your whiskers up if you're heading in there.
He is the richest man in Crot. Or so they say. Who knows? Maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Ha! That seems unlikely. No way are we doing that. Well, anyhow, best of luck. Best of luck to you, my friend. È così gentile e carino. Però è belli che sono, è bel design. Are you carrying the latest edition of Vignini's Landmark Guide? It's the most popular non-fiction work in Kratz these days. Maduro wrote the actual guide, but Vignini goes for a premium at the shop, but Maduro might not get his cut. He went missing recently. If you can get all three volumes collectors want, you're in luck. I have a conscience and a powerful sense of self-preservation. You'll wish you had this, and the price is a steal. Vabbè, mi vuole fregare, però fammi vedere un secondo. È strappata. Vabbè, la compro, anche se è un'inculata, me la posso permettere. È un collezionabile. C'è un avvertimento che rega il simbolo della ringa di Krat. Attenzione, questo libro è stato proibito. Se lo trovate siete pregati di segnalarlo alla città. La lettura dei libri proibiti è punita. Siete sicuri di volerlo leggere? Tenuta delle rose. Qui c'è una scrittura irregolare. Sei stato avvertito ma stai leggendo il libro proibito. Sei una persona cattiva. Beh, lo stai leggendo, quindi questo è ciò che ti meriti. Le rose sbocciano alla tenuta delle rose. Non so il resto. Fine. Il gatto. So, have you had time to read it? It's the first volume I wrote, so era go falso. Easy. By the way, I need to admit, it's a shame that the original author went missing, but I fear you misunderstood this commitment. I am willing to sell my newest book for 500. No refunds, of course. That's a given. Bastardo. Okay. Giusto per capire dove si va di qua. Salve. Mannaggia a loro. Ah, questo è per... No. No, non posso fare il giro. Che belli, gatto e la volpe. Eh sì, vabbè. La chiave della Trinità. Qua c'è lo Stargazer? No. No. Qua c'era il tipo. Qua c'era il tipo con gli scudi. E perché dovrei voler tornare indietro? Vabbè. Però questo è un vicolo cieco comunque, ok. Ah, perché c'è lo Stargazer. Cioè, dopo di lui c'è lo Stargazer, giusto? Allora, torniamo subito. No, torniamo subito dietro, ok. Dove sono? Stavo distratta, stavo guardando la chat. Ah, tizi tutti ammassati. Ah, ci sono i danni a caduta, eh? Altro che. Quindi, allora, di qua siamo andati.
No, non mi voglio fare quella strada, la faccio al contrario. Non mi rifaccio il corridoio con i burattini pazzi e la palla. Che noia, no. Di qua non posso andare, non ci arrivo. Ok, allora torniamo indietro. Mi serve la chiave della Trinità. E chi ce l'ha la chiave della Trinità? Non è che me la vendono gli stronzetti? L'hanno trovata? Allora però sono respawnati i nemici, devo stare attenta. Porca. Di qua non sono andata. Ok. Salve. Guarda che non gliene frega nulla delle botte che prende. Ma che cosa mi stai dicendo? Che schifo. Ma porca. Pericolosissimi questi cosi. Benigni? No. Spider Pork. Cosa avete ricordato? Sbagliato tasto! Vabbè, posso? Beh no, non posso! Questo è fatto apposta per incularti, chiaramente, la prima volta. Sì, va bene. Diciamo che non è stato il fuoco a uccidermi. No, non è stato esattamente il fuoco a uccidermi. Penso siano state le 200 badilate, però ok, grazie per l'insight. Perché continuavo a parare, perché non so perché il dito mi è andato su L2, continuavo a fare la parata con L2, che invece era il fulminis. Invece non ho parato. Mi è andato in cortocircuito il cervello. Mi sono preso un sacco di botte che non dovevo prendere. Comunque abbiamo ucciso una persona, vorrei ricordare, eh? Dico che rimanga a memoria questa cosa. Di andare di là, mi pare che c'era un'altra strada qui comunque. È qua. No, non era qua. Non era qua. Non era questa. C'era un'altra strada forse prima del gatto e la volpe. Salve ragazzi. Questa non si può aprire, si aprirà da un'altra parte. Ce ne passano due di Pinocchi di là, ma lui non ci passa. Qui niente. È
legittima difesa, però i burattini non dovrebbero farle certe cose. Ah, è uno shortcut. È uno shortcut per passare. Ok. Noi di là ci eravamo buttati per il pino, per il burattino del futuro, no? Il bossino. Oh, fantastic. The pipe fit like a glove. Well, like a pipe that fit. Idioms, you know? Ah, all right, Benimi. Pull yourself together. You have a duty to this city. And to your own sterling reputation. Quindi si va avanti di qua. Mm. Benigni è un idiota, voglio guadagnare tanto quanto il burattino maggiordomo di Benigni. Ok, vabbè, quindi là c'è Benigni, allora andiamo, torniamo indietro. Lo facciamo. Ah! Mi sono persa, c'era un oggetto che sbrilluccicava. Ho visto un oggetto che sbrilluccicava, eccolo. Confessioni del dottore, il mio nome è Clark Shore, la gente mi chiama dottor Panacea, intendo confessare i miei peccati, ho fatto innumerevole vendite ai medicinali dicendo che si trattava di una panacea, all'inizio nemmeno io ero sicuro del mio esperimento, la cura era davvero efficace nel neutralizzare il modo morbo pietrificante. E perché i registi dei grandi alchimisti dovrebbero essere sbagliati? So di averla rubata. Ah, quindi era vera? Ma ho seguito la lettera del processo di produzione, la mia cura era perfetta. Cos'è che è andato storto? Non oso riportare in cosa si sono trasformati coloro che hanno ricevuto la cura. Era un vero inferno e quando ho capito che ero stato io ad aprire le porte sono scappato. Come posso espiare i miei peccati? Volevo solo curare il paziente e guadagnare qualche moneta in più. Sto morendo e questa è la mia penitenza. Ho anche il morbo pietrificante, ma non mi curerò. Preferisco diventare di pietra e morire di freddo. Dio, ti prego, perdona i miei terribili peccati. Oddio, ma quindi aveva veramente trovato la cura? Plot twist incredibile. Francesco, sembra, per ora sembra veramente figo il gioco. Sei normale? For my sins. I must kill more puppets. More. No, salve. All puppets must die. Every single one. I hear the sound of springs no. Inside you. You're a puppet too. You can't fool me. All puppets must die. Kill the puppets. No. I can't tell what's blood and what's oil. Non lo colpirò mai. Porca vacca. E dai. Ma perché non è entrato? Che dovevo fare la cretina. 4... Adesso qual è la strada più breve però? Qual è la strada più breve di qua? No, ci sono 3000 cose da fare. Abbiamo il topo. Coso? Benigni? E poi il tizio con la pala. E ha un sacco di cose.
No, sono tornata indietro come una cretina. Non dovevo andare di qua. Ma perché una volta che sono caduta, a me conviene teletrasportarmi nel mio Stargazer prima, secondo me. Perché sto facendo un giro di peppe stupidissimo. Io vado allo Stargazer prima di questo, scusatemi. Non ho motivo di restare qua. Io vado qua. Che ora ho fatto lo shortcut, non ho motivo di fare tutto il giro. Ora mi devo ricordare la strada, però... No, di qua, esatto, di qua, ora lo shortcut. Stavo cadendo. Secondo voi se mi lancio io qua ci arrivo? Vabbè, non è il momento di fare questi test. No, questo era lo shortcut del... Oh, sono un cretino. Aspetta. Di qua. Di qua, di qua, di qua. Io spero che non scendano le scale. Ah, no, 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 lasciami stare. I wish I hadn't run away. Madonna, quanto duro! Oh, Elisa, serio, grazie, grazie. I wish I'd known. That surviving is a hell of its own. Okay. I wish I hadn't run away. Lui ha molto più range di me, e questo è il fatto. E dai, stronzo. I wish I hadn't run away. Ecco, un culo. Cazzo. Sorry, Leo. I was afraid to die. Poverino. E si avevano aperte le porte. No, vabbè, comunque no, vabbè, ma anche qui è super pulito il boss, onestamente, non è... Cioè, il boss, sì, vabbè, sì, comunque un boss alla fine. Non è infame, è comunque molto 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 aggressivo. Ah, ecco da dove si andava. È molto aggressivo, ma non è sporco. L'unica cosa, ha un frame di invincibilità quando ti dà le spalle, ma l'hanno fatto apposta perché altrimenti lo ci savi troppo i colpi alle spalle, cosa che comunque ho fatto, Dove sono qua? Scusami, ma c'è sempre stata questa scala? E io non l'ho mai vista? Ah. Ok. Allora, il topo l'abbiamo fatto. Vediamo che cosa abbiamo trovato.
Abbigliamento da caccia del superstite. Apparteneva a una persona che non rispettò il suo giuramento. Quando i burattini rovesciarono la torre, il giovane fuggì spaventato. Quel giorno perse il suo fratello giurato e il suo nome diventò un superstite che vagava all'inferno. Pure le descrizioni stupende. La maschera da topo indossata dal superstite puzza di fogna e paura. I persecutori novizi di solito indossano le maschere animali decise dai superiori. Forse era proprio questo che aveva benedetto il suo destino. Vediamolo. Pure bellissimo. Che poi è carino il dettaglio, che comunque lui ti riconosce perché sente il ticchettio. Quindi comunque non è che se ti vestivi, per dire, da asino, ti mettevi il vestito dell'asino, no? Non ti riconosceva, non è che sei vestito da burattino, ok? È carino questo dettaglio. Io direi che è arrivato il momento di fare i funulicchi comunque. Dai, andiamo. Adesso è Bloodborne, adesso è diventato proprio Bloodborne. Oh no, Giovanni, mi dispiace, forse arriva fra un po'. Vediamo se appare fra un po'. Comunque, grazie per la sub, anche se non è apparsa. Allora, torniamo un attimo indietro. A questo punto facciamo meglio questa strada. Ma questa scala c'è sempre stata, io non l'ho mai vista. Bene, GG a me, che dire. Madonna, è Bloodborne da dietro. Adesso pare Bloodborne tantissimo. Anche il taglio di capelli è super Bloodborne. Ok. Il che è solo un bene per quanto mi riguarda. L'Ale 88, grazie. Ok, qui siamo andati. Qui... ok, di qua si arrivava. Quindi qua siamo andati. Questa porta è ancora chiusa. E adesso c'è l'infornatore. No, dai, non rompere. Non ti rompi. Rampel, grazie. Beh. Ah, ma siete tantissimi, tra l'altro. Ma non l'ho mica accorta, non stavo guardando. Non so se è una buona idea. Non rompete, lasciatemi stare. No, pessima, pessima, pessima idea. Sono pure durissimi. Cioè, dovrebbero essere rotti. Questi bianchi sono cattivissimi. Guardalo lì dov'è, pezzo di merda. Ah, sono due, sono proprio due e sono incazzatissimi. Aia. Bello che non hanno tracking i nemici, mamma mia che bello. Che figata. Ah, ma era solo un piccolo segretino. Sega circolare. Forse è un'altra cosina che puoi utilizzare. Si può lanciare. Bello. Alcune armi da lancio vantano una grande potenza distruttiva. Se usate da sole, se combinate la forza dei burattini non serve aggiungere altro. Allora qua, ma senti. Io gli lancio la sega. Qui non c'è altro. No. Ah, qua era se cadevi. Qua se cadevi dal tubo ti ritrovavi qua. Ok. Si mette la... ma fa male, eh? No.
Aprire la porta! No! Sono invincibile! Non so cosa ho fatto però! Non so cosa ho fatto! Vabbè, questo lo devo spaccare. Porca vacca, è male però che fai? Possiamo spostarci un attimo in una posizione più confortevole? Bene, perfetto, era esattamente quello che volevo. Vabbè, però sei un figlio di puttana. E adesso? Cade? Ti prego. Cade. Merda. Merda. Stronzo che è un'altra. No! No, 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 no. Dai, cazzarola. Dai, no. Dai. C'ho accastrata. Oh, vabbè. Quanto è duro sto stronzo. Il fatto è che questi, vedete, questi vanno battuti con le parate. Non c'è alternativa. Questi vai, li devi parare tutti. Questi vanno parati tutti. Non si scappa. Era incastrata. Ce la potevo fare. Andiamo a non perdere altri 4.000. Non so la strada. Tanto questo chiaramente non respawna. È chiaramente un nemico unico che mi dropperà qualcosa. Sto facendo il giro sbagliato. Non è qua. Qui. No, no, buoni voi tutti. Dov'era? Dov'era? Di qua. Salve. Qua tocca ammazzarli sti cosi però. Siamo pronto male poi. E vabbè. Capito, morire però dai cosetti no, eh? Ah, ma cazzo, è droppato? Droppano le pietre lunari questi cosi? Ah, che poi in tutto questo io... Quanti danni fai? Secondo. Non ci sono i danni. Ah, il fuoco amico non c'è. Aia. Dai, non c'è un posto più largo dove combatto. Oh, madonna, non qui. C'è un posto più comodo. Tipo, no. Sarebbe molto divertente se lo attaccassero. Ragazzi, una mano? Non ho niente da lanciargli. Cosa è pericolosissima. No, ma che cosa mi dici mai? No, pure l'altro. Ma che cazzo, da dove arriva quello? Dai, dai, no. No, ma dove arrivano? Ma no, ma dove stanno? Guardali. Ma no. No.
batterli tutti! Quanto aggruano, si stronzi! Vabbè, ho capito! Sono bloccata! Non posso fare un cazzo! Vabbè! Ho capito! Pensavo che quelli mi avevano aggrato e continuavano! Mamma mia, cioè più tempo di un boss ci sto mettendo a battere sto coso. Troppo duro però. Di nuovo, posso provare con l'altra arma. Magari è debole al contundente. Qua sto sbagliando strada, non me la ricordo più. Sto confondendo. Dove devo andare? E qui il danno non l'avrei messo comunque. No, più che altro la mazza così è lenta, scala poco, però magari il danno contundente da... gli fa più male, non lo so. Cioè, per logica tutti i burattini dovrebbero essere più deboli ai danni contundenti piuttosto che a quelli da taglio. Non sono fatti di carne, non hanno motivo di subire. Oh, io mi sono persa comunque, è incredibile. Cioè, non hanno motivo di subire danni da taglio e fregarsene qualcosa. Cioè, distinto io userei sempre come se fossero scheletri, no? Rianimati, usi la mazza, non usi per spaccarli. Non è che li tagli, cioè se li tagli continuano a muovere. Allora, questi li ammazziamo, va bene? Che hanno rotto i coglioni. Ok, non gliene frega niente. No, questi li leviamo dalle palle. Ok, che mi sa che erano loro gli stronzi di prima, comunque. Che sono arrivati da qua, esatto, erano loro. Quindi questi ce li leviamo dalle palle. Poi da qua serve che facciamo il giro, perché il nostro amico adesso è qui. Eccola là. Dai, tua mamma, zia e cugina. Muore un po'. Ora, che cosa posso usare contro di lui? Niente. Ah, no, aspetta. Ho un tubo. Il fuoco non credo che serva a nulla, quindi è inutile che ci provo. E una catena. Sì, ci sono le campane, ragazzi. Io però non so cosa ho fatto con la leva. Ho attivato una leva, ma non so che cosa. Forse mi serviva per Venini, eh. Forse è una cosa che mi avrebbe chiesto Venini e l'ho fatta prima. Dai, vieni qua. Vieni qua, dai. Monta, grazie. Oh. Oh, e adesso. No, Gesù, giustamente, soffa mia, quasi ho fatto una cretinata, aspetta. Ok. Niente, non riesco a farlo questo. No! No! Mia porca troia, sti corridoi di merda! Niente. Quanto è più difficile del boss questo coso. Incredibile, oh. Questa è la cosa più difficile del gioco fino ad ora, perché è messo in un posto di merda. È messo in un posto veramente di merda, dove non hai modo di muoverti. Ed è duro, 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 cavolo. Ci metti 3 ore per buttarlo giù. E hai poi questa perdita di tempo per tornare da lui.
Che poi secondo me, appunto, neanche serve ammazzarlo, perché quello che dovevo fare l'ho già fatto, solo che sicuramente mi droppa qualcosa. Ma non è neanche una boss fight, e questo è il problema. Non è una boss fight. Cioè, ci rendiamo conto? Ma hai capito un boss? E vabbè. Mezza vita. Hai capito un boss? Ma non è un boss. Non ha neanche la barra del boss. Hanno come drop raro la pietra lunare. Dom, grazie, siete tantissimi. Qua non posso fare due colpi perché poi non ho porca puttana sta cosa che fa ogni volta, Dio santo. Non ho parole, cioè veramente. Quanto è forte sto coso? Boh! Attacca di continuo! Io non so dove combatterlo sto coso, vi giuro. Vabbè, facciamolo. Si fa, cioè io volevo combatterlo normalmente, evidentemente, facciamo. Cioè, si batte facile, cioè. Facciamo così. Porca troia. No. Cioè, ma vi rendete conto di quanto è duro sto coso? Oh! Ti prego. Ma che? Non gli ho fatto niente. Ok, però andate. Madonna. Oh! Ha dato un amuleto. Ci credo che mi dà una cosa unica. Porca miseria. Riduce il consumo della durevolezza. Vai a cagare. I movimenti aggraziati del maestro di spada riducevano in larga misura l'usura dell'arma, tuttavia erano estremamente pochi burattini che potevano imitarlo, anche se dotati dell'amuleto dei suoi movimenti. A cagare. Torno col macete qua. Grazie per l'aiuto, eh! Grazie per l'aiuto. Gentilissimi. Condo surname o sirname, non saprei. Grazie. Vabbè, gli giri intorno. Io ho provato a fare un po' la tecnica, ma. Ah, io qua ho fatto una roba. Suppongo che serva per Venigni, comunque. Sicuramente mi serve la valvola, la roba. Probabilmente ho fatto una cosa in più prima. Però a questo punto io torno. Torno allo Stargazer. Anzi, torno all'hotel. Perché già me ne sono persa 5.000. E ho visto che c'è un altro di questi merda da Venigni. E probabilmente in mezzo pure alla corruzione. Quindi ora con molta calma evitiamo di perderci l'esperienza. Ah, tra l'altro un quarzo, quindi potrei andare da papà. Dov'è papà? Mi sa che ho fatto un giro sbagliato. Attiva organo P. E... Riduce danni con la 100% scarica.
10 danni in caso di schivata. L'attacco con attacco fatale, sì, va bene, sì. Ok, quindi devo comunque riempirli, però posso scegliere la combinazione di roba extra. Ok, ho capito, adesso ho capito la fase, come funziona. Va bene. Papà, hai qualcosa da dirmi? The city of Crot. It's probably not how you remember it, eh? Ask me any question. Attenzione. Venini Works is the puppet's main base. It's a factory where they manufacture more of themselves. Venini himself went to stop them, but quindi hanno preso controllo della fabbrica e continuano a produrli. Rescue Venini and shut down his factory. Okay. San Frangelico? The cathedral is famous for its wise and kind archbishop Andreas. He offers sanctuary to countless refugees there. The thing is, I've lost touch with them. Perhaps no news is good news, but I'm a suspicious sort. Mm. And if the puppets push towards the cathedral, it could be devastating. Okay. Quartiere Malum. I don't know what's happening in the Malum district. The Black Rabbit Brotherhood seized the neighborhood. Sono tutte le zone queste. That's all I know. It was always a run-down neighborhood, but it's descended into anarchy. Però i conigli neri sono persone. Due che vado a ammazzare. Rumors of monsters. Ah, forse si sono trasformati, però. Ok. Those poor people. Va bene. Bello che non è soltanto, non sono solo i burattini impazziti, comunque. Rosa Isabel Street is a stronghold of the puppets. It's a hunting ground where okay, the most questa è la zona finale, probabilmente. I believe it's the epicenter of the puppet frenzy. Sì, ok. Especially for someone as precious as you. Mm-hmm. It's... Ok, va bene, va bene. Quindi ci sono, queste sono tutte le zone. Quindi abbiamo la fabbrica, la cattedrale, poi c'è la zona dei conigli e poi c'è la via rosa, bla bla. I'll use my power gel. No, no, devo usare prima l'ergo, scusami. I'll use my power to help you. Sì, proviamo. Adesso facciamo questo test. Sì, sì, sì. Va più in piadina. Adesso ci proviamo. Però non credo, eh. Non credo proprio che cambi niente. Uno, due, tre. Anche perché loro mi hanno già scambiato per un collega. Per quanto ho capito. Tre, tre. Io vorrei che ci fosse la possibilità di respeccare, sarebbe figo. Mentre potrei potenziare il braccio, però io non so se voglio potenziare questo braccio, onestamente. Perché è molto figo, però è estremamente situazionale. Come funziona? Cambia. Non è qua che lo posso fare. Avevo trovato l'oggettino. Forse lo fai tu? I know my way around a weapon. Scusami, altra impugnatura. No. Altra. Ah no, questo no, non mi interessa. Ah! Oh! Posso farla diventare A. Interessante. Eh sì. Eh sì, diventa A. Sì. Come diventa A? Eh sì, che diventa A.
Chi se ne frega dello schermo? Gatto! Gatto! No! Gli faccio paura, sente. No, forse dopo, sì, magari poi si aumenta l'umanità. So sad. Però scusate, io non ho capito. Ho trovato questa. È possibile modificare il braccio alle zone con la macchina di creazione Venigni. Questa non è la macchina di creazione Venigni. Sì. Forse non posso ancora farlo. Non ho l'opzione di potenziarlo. Cioè cambia, scorri e chiudi. Non posso, posso cambiarlo, non posso potenziarlo. Forse si sblocca dopo. Mi hanno fatto trovare un oggetto ma non posso ancora usarlo. Serve Benigni, sì, esatto. Va bene, adesso devo tornare da Benigni, però è tutto un dire perché devo ricordarmela la strada per Benigni adesso. Può decifrare cilindri criptici, può trovare indizi su oggetti rari. Ah sì? Ok. Già dà per scontato che sia un NPC, Benigni. Mi piace questo ottimismo. Esatto, il nostro scopo sarà diventare dei bambini veri per pettare il gatto. L'unico scopo, l'unico assoluto scopo. Quindi questo non posso aprirlo. No, si apre all'altra parte. L'altra parte. E c'è ancora una strada che non abbiamo visto, ma del resto è normale perché siamo andati. Benigni ancora ci manca. Allora, qua non c'è niente. Qua ci sono i rompicoglioni. Qui abbiamo fatto lo shortcut. Qua si torna indietro. Sì. E qua, eccolo. Ok, qua. Trovato. Pulcinella. Pulcinella. E lì c'è un altro, guardalo. Signor Pala, l'avevo visto che c'era il palotto lì. Ah. Però almeno c'è più spazio per combatterlo. Soprattutto c'è uno. Quite insulting. Soprattutto c'è questo. Possiamo provarci tutte le volte che vogliono adesso. Basta che mi hanno messo sto coso qua. Guardalo! Bellissimo lui! Col baffo! Oh, easy now! No need to kill me! No need to kill me! Surely we can discuss this like reasonable. Non è mica italiano, è assolutamente italiano. Hold on. Geppetto is a friend of Geppetto yours. Is a friend! Did he send you? I'm fine. Please. Help me find my butler Pulcinella. He's a puppet and a friend. A friend. The stalkers were supposed to be working for me, but well, they bolted and left me to my fate. That was not helpful. My butler went to barricade the back door and I haven't seen him since. Pulcinella has been a loyal companion. I'd hate to lose him. The factory is, of course, my priority. We must take it back. But please, keep an eye out for my butler. I'd consider it a personal favor and owe you in kind.
Okay. Before all this, this chaos, Fuoco was the puppet in charge of the furnace. Fuoco. But he changed. He was a stand-up fellow once. Now, not so much. Fuoco. I'm told he's still building an army of puppets. Marching them on the cathedral. How did this nightmare come to be? Please, you must stop him before he does any more harm. Before all this, this chaos, Fuoco was the puppet. Sì, penso che sia una citazione a Mangiafuoco, esatto. Sarà Mangiafuoco con i suoi burattini. Ok, dov'è la fregatura qua? Però cosa ho fatto io con quella leva che ho tirato? Boh. E tua mamma! Della baldracca! Tutti qua a dormire sul posto di lavoro. Manovella della tecnica, no? Non mi interessa. Io ho la mia forza, il mio scaling A e sono contenta così. Guarda, guarda che mi lanciano la roba, cafoni, maleducati, appunti di Cartesio. Il burattino non può rifiutare il grande patto impresso con la fabbricazione. Deve obbedire agli ordini del creatore, non può fare del male agli esseri umani. Ma guardate quel burattino che una volta si chiamava Fuoco. Il grande pacco è un grande pacco? È lacunoso? Il burattino un tempo fedele ora uccide gli esseri umani. Crea burattini al posto del fuoco. Obbedisce a qualcosa di diverso dagli umani. È come se qualcuno lo controllasse, come se ci fosse un burattinaio da qualche parte. Sta fingendo di essere umano? È un semplice difetto? Ciò chiede ulteriori indagini. È sorprendente, le azioni di Fuoco non erano semplice obbedienza ma fede. Fuoco adora un dio. Ho sentito che c'è il re dei burattini in via Rosa Isabel. Sarà lui che sta controllando i burattini di Krat. Ma un burattino con un ego umano è un problema di un'altra dimensione. Rob, grazie. C'è ancora un segreto del burattino che non conosco. Probabilmente l'ergo è la chiave. Ma con il passare dei giorni quei tipi si stanno risvegliando come esseri umani sempre più rapidamente. Qualcuno deve fermarli prima che sia troppo tardi. Darks, grazie. Ok. Fuoco. Questi cafoni che mi lanciano le robe. Aspetta. Devo capire un attimo. Allora, prima vado all'educati. Oh no, devo fare il saltino. Ah! No! No! Lasciami stare! No! Ah! Ah! Non cagata sotto! Ok. Continuano a tirarmi dietro cosa per purificarmi. Quando il vero gamer non si fa colpire, solo i deboli devono curarsi. Quel coso io non ho la minima voglia di affrontarlo, però tocca. Quindi quello che faremo adesso è andare a punire il nostro amico. Bene, ottimo. No, mi ha visto, merda. Non era prevista questa cosa. Ammazzare prima questi. Porca miseria. Vabbè, capito niente. Vabbè, mi ha intercettato. Oh! Ma è velocissimo. Per favore, se solo non mi avesse beccato, se solo non mi avesse... Porca troia, aspetta un secondo, devo cambiare arma.
male che non hanno tracking e sti cosi. Ok. Però fa, scorreggia praticamente. No, non devo dare due colpi perché non riesco poi a schivare. No, dai, avevo sal... Madonna. Moscerino adesso no, Moscerino. Moscerino che mi gira intorno. Madonna, che c'è un altro. C'è un altro che mi ha aggrato. Porca miseria, ha preso in pieno. Ti prego. Cazzo. Ok, ok, ok. Dai, dai, dai. Dai, no! E dai! Ce l'avevo fatta! E Katekan, grazie! Porca miseria! Troppo, però troppo duro sto coso. Troppo duro sto coso. So che sono messi apposta che li puoi evitare, d'accordo, però... Vero è che l'ho combattuto praticamente senza cure. Però rompo un po' troppo il cazzo, se posso dire. Vediamo, posso... magari mi metto... posto di questo... mi posso mettere... aspetta. Uso questo. Mi baffo l'arma. Però... aspetta. Che è comunque un rischio perché ci sono tutti sti burattini in mezzo. Se solo non mi avesse aggrato. Se solo non mi avesse aggrato, lo stronzo. No, no, dai, ti prego. No, vaffanculo. Dai, su. Tu sei molesto. No, porca troia. Dai, 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 dai. Che palle questo colpo. Mi fa la doppio colpo. Eh no, quelli che ti attaccano. Non devo fare due colpi. Devo fare due colpi. Madre, porca puttana. E vabbè. Cioè, sempre in posti del merda ti trovi a combattere sto coso, comunque. Incredibile. Cioè, sempre in punti veramente di merda te lo mettono. Vabbè, non sono riuscita a schivare. Mi sono schivato in avanti. Cioè, sempre nei posti più stronzi. Perché questo, se è uno slargo, te lo inculi. Solo che te lo mettono sempre nei posti stretti. Io vorrei fare pulizia. Perché purtroppo, con tutti sti burattini intorno che rompono le scatole, non mi posso muovere bene. Grazie ancora. Katekan, grazie. Se solo non fossi una cretina e riuscissi a parare. Perché questo coso, se lo pari, lo distruggi. Non è che c'è dubbio. Solo io sono scema e non ci riesco. Ora, se per favore. M'ha visto. No, non m'ha visto. Ora, se per favore ammazziamo questi stronzi. Grazie. Adesso posso un attimo muovermi meglio.
Grazie. Così proprio, capone! Cioè, manco non sa chiedere il permesso. Di nuovo, sempre lo stesso sbaglio stupido che faccio. Faccio due colpi. Madonna, i danni che gli faccio. Madonna, i danni. Suca, suca. Toh. E lo sapevo che meritava lo sforzo. Lo sapevo. Un accessorio recentemente sviluppato all'Unione degli Uffici, un progetto nuovo ed abbastanza versatile da poter essere utilizzato in luoghi diversi. Resistenza al fuoco, che penso sia molto importante alla luce del fatto che combatteremo un tizio che mi usa il fuoco addosso, quindi assolutamente ne valsa la pena aumentare la resistenza. Io devo tornare subito da Venigni, però che bello lui, italiano, italianissimo. Beh, in realtà l'ho combattuto male, cioè a fare cheesing, schiva una botta, non è così che si deve combattere comunque, il combattimento dovresti farlo un pochino più pulito, più tecnico, in realtà, con le paratine, le cose. Dicevate, vabbè, facciamo questa prova dei completi, però secondo me non cambia niente. Mi vesto da topino. Vediamo se dice qualcosa. Best of luck to you, my friend. No. Take care. No, non dicono niente. Ma perché pensavano già che fossi uno di loro? Finito lo scontro con fuoco, ci meriteremo il vestito da Venigni. Per adesso non siamo ancora degni. Di qua? Sì. Quindi non è un maniaco pedo. È una brava persona, Benigni. Incredibile. Non l'avrei mai detto. Mi aspettavo qualche inventore pazzo, assetato di potere. Invece no. Poveretto, un disgraziato. Cioè, è arrivato fin qua nel tentativo di fermare questo bordello. Santo. Non è che respawna Piripillo, no? Perché al drop unico ovviamente non respawn, ok, no, perché mi rompo un istante e ho infartato. Ho detto, non è che per caso. Mettila, cafone. Ma smettetela. Allora. Sì, Geppetto, sì, Geppetto. Però, dov'è Pulcinella? Scusatemi. Aia, ci ho provato. Dov'è Pulcinella? Secondo me Pulcinella è dietro una porta che ho già aperto, perché l'ho aperta con la leva che c'era dietro lo stronzo con la pala. Ma tipo questa porta è chiusa. Dove potrebbe essere Pulcinella? E mi ha detto che si è chiusa una porta dietro, ma non me lo ricordo. Smettila di ballare, muori.
Perché io qui ho tirato sta leva. Ma a che è servita? Non lo so mica a che è servita sta leva. Aia. Anna. Ma dite che è dietro con fuoco. Ma questi droppano seghe. Perché abbiamo ancora la porta della Trinità. Cioè può essere che sia una cosa obbligatoria da fare. Eh sì, vabbè, però ciccio. Ma con che range incredibile. Io qua sono già andata. Non è qua, non c'è niente. Abbiamo già esplorato. E questa è chiusa. E qua ancora non abbiamo la chiave. Quindi può essere che il boss mi dà la chiave. Può essere il boss mi dà la chiave e poi vado qua. Perché non mi viene in mente altro, sinceramente. Per quanto è strano, perché a che è servita quella leva? La porta al corridoio con le palle. No, ma quella era chiusa dall'altra parte. Quella era chiusa dall'altra parte. Non si poteva aprire. Qui non c'era una porta, giusto? Qui non c'era niente. Questo era un vicolo cieco. Mannaggia! Ci proveremo. Questo ti spinge, fatto apposta. Infame. No! Sto sbagliando. Io vorrei solo fare smettere questa palla. Questa è chiusa. Ah no! Scusatemi. Mettila. Ah! Ah, quindi il mistero. Non c'è nessun mistero perché. Sono molto calmi tutti. Madonna, siete fatti di. Siete indistruttibili. Siete fatti di. Acciaio proprio, letteralmente. Niente, io esauri, cioè questa era l'unica porta che mancava. Sinceramente, di quello che ho trovato. Sì, lo so, sono oltre il topo, l'ho visto, l'ho riconosciuto. Infatti sto tornando indietro, vabbè, niente. Questa non dà interazioni. Manca, niente, manca. Manca quella, manca la. Quella là, quella della Trinità. Manca solo quella, di quelle che abbiamo trovato. Mi sono sbagliato strada, non è di qua. Vabbè, allora andiamo dal boss. Porca miseria! No, scusate! Andiamo dal boss. Andiamo dal boss significa... Di qua? Io che mi sono... Io ho perso il senso dell'orientamento tantissimo. No! Ah! Di qua. Ok. Era giusto. O meglio, prima andiamo a scaricarci l'ergo, poi andiamo dal boss. Ok, qua. Non mi chiamo Giocondo. Poi ce lo rifacciamo tutte le volte che vogliamo. Qualcosa mi dice che mi serviranno le fialette contro il... Tu non è che mi ridici di Pulcinella, vero? No, mi parli di fuoco, non mi parli di Pulcinella. Porca miseria, però che sei. Eh,
Alice Madness, tra l'altro mi sa che ci ho fatto un Prims su Alice Madness. Perché lo giocai, l'avevo quasi platinato, tra l'altro. Mi mancava solo tipo una cosa, un'ultima sfida. Che era tipo il boss a difficoltà massima, mi pare, dovevo fare. Ma io posso potenziarmi la lama? Vero? Di qua, sì. Secondo me sì. I know my way around. Quanti arma? Sì. Guardala che mi posso fare. Madonna, va 12. Guardala che mi posso fare. Per uno. Cavolo. E niente. I'll use my power. Ok. Allora. Ma no, più 5 ogni botta è tantissimo. Vabbè, andiamo a 15 di vitalità. Six Clast. Sala di controllo. Eh sì, niente sequel di Alice Madness. Hanno cancellato il progetto. Niente da fare. Oh no. Allora, io mi equipaggio. Questo mi sa che non mi serve. Resistenza speciale. Scossa, frattura e malfunzionamento. Ok, sono diversi. Va bene. Proviamo. Vediamo come va. Mi avete fatto. Ho visto qualche messaggio di gente che c'è rimasta sotto sto boss. I boss. Quei boss c'è poco da fare. Quei boss devi impararli. Come è stato per il poliziotto. Devi andarci di parata. Ma proviamoci, primo tentativo lo facciamo con lo spettro, così magari ho un po' più di tempo per leggere il boss. Ma abbiamo visto già che gli spettri sono inutili, anzi secondo me aumentano pure gli HP del boss. Adesso c'è Pulcinella a cavallo di fuoco. Dormendo. Ah, era il suo pacco quello. Aiuto. Quello è un lanciafiamme. Perché è un lanciafiamme? Fiamma del re. Questo mi spara. Vai, vai. Tizio, vai, menalo. Bravo. No, capito. Porca vacca. Ma è già morto. Vai cacare. Dov'è? Signore, si faccia colpire, per favore. Che sta facendo? La sputa. No. Ah.
Bellissimo. Ce la potevo fare. Devo essere un po' più... Questo con l'arma corta è un incubo. Però qui lo spettro mi può aiutare sul serio. Qui lo spettro mi può veramente aiutare, perché il tempo che lo distrae io ci calo il buff elettrico e me lo sfondo. Mi può veramente aiutare. E vado direttamente in seconda fase, perché gli faccio molto male. Per fortuna, a differenza del poliziotto, questo prende un bel po' di danni. Quindi adesso io faccio una cosa. Vai, amico, fai il tuo lavoro. Cerca di non morire tipo in 10 secondi possibilmente. Ma che sega. Perfetto, ma ha preso comunque. È già finito il buff, purtroppo. Via. Vabbè, ma guarda là, che sega, che turbo sega. Aia. Che fai? Ma dai, che ho perso la finestra! Pezzo! Ma che veramente mi ha preso... Questo con lo spettro che l'ha distratto, il buff elettrico l'ho disintegrato. Speciali mole. Cosa mi ha dato? Scambio materiali. Possibile realizzare un braccio alle giovani un immenso potere di fuoco, la mazza di creazione Venini. Il burattino sognava un fuoco che avrebbe dato vita all'esercito del re. Il re dei burattini, però, il fuoco del re dei burattini. Alla fine di una lotta disperata con un burattino, il fuoco ardente del fanatico fu disperso nella cenere insensata. Mi ha dato un ergo particolare, sì. Ergo della fiamma del re.
per fuoco un comune burattino, proteggere il fuoco della fabbrica era un dovere sacro. Non appena seppe il re dei burattini, si inchinò a un nuovo dio. Mola, impregna temporaneamente l'arma con il fuoco. Ma questa è fissa? No. Equipaggiabile con una smerigliatrice. Si può attivare stando in posizione di guardia con la smerigliatrice. Essendo fragile non si può utilizzare spesso. Ah. E come funziona? Beh, equipaggiata forse, non... Non si può? Come... Qui? C'è una mola, no? Non... Dov'è? Buh. Non lo so, cioè... Non c'entra la cintura superiore, superiore e inferiore non cambia niente. Che dovrebbe cambiare superiore e inferiore? Non cambia niente, non sono cose speciali. Non ha cose speciali la cintura superiore e inferiore. Io vorrei solo capire, rimuovi, ecco, questo volevo fare. Non c'è. Ma perché non è un oggetto da equipaggiare, infatti? Dove sta? Oggetti funzionali. Questo si fa da un'altra parte. Servirà per dopo. Oh no! No, lui! What do we have here? A broken butler puppet. Now, I seem to remember someone on the second floor. Think it belongs to him? We gotta ask what happened sometime. Now's good. No! Pulcinella! È finito bruciacchiato, ho fatto pulcinella brulè. Poverino. Oh, lo sapevo che mi stava per colpire. Senza neanche guardare. Sì, sto boss era un pochino più cafone della del poliziotto. Il poliziotto era più bastardo, anche per quando era... Che stai facendo? Che fai? Ma che fai? Che fai? Ah, you're back! And you found... Oh, dear. Pulcinella. They really did a number on you. Pulcinella was proof that puppets possess true courage. I will not rest until I have revived him. But there will be ample time for that. First, I must thank you for a truly heroic piece of work. The factory is ours again. The puppets are going to be in really bad shape after this. Let us return to the hotel and rest while we can. I cannot shake the thought of that puppet army. Mm-hmm. What they meant, but that's for the future to solve. I can, okay. That's for the future. Ma perché hai un burattino di un bambino dietro? Benigni, c'è qualcosa che mi devi dire? Torniamo all'hotel, che è meglio. They did a number on you, Pulcinella. No, Frank, è fatta apposta, è l'accento italiano. È fatta apposta il doppiaggio così. Si chiama Lorenzini Benigni, come deve parlare? Oh! If it isn't
my savior. Glad to see you made it back in one piece, my friend. L'ha aggiustato! Buongiorno. And welcome to the House of Vanini. I am Master Vanini's Majordomo, Pulcinella, at your service, sir. The House of Vanini carries only the finest in luxury merchandise. I believe you'll find all items to be both superior quality and distinguished provenance. I am certain you will be able to find something that suits you, sir. At the House of Vanini, even priceless things have a price. Every item is a treasure of distinguished quality and superior provenance. Ok, mi vende le manovelle, perfetto. Rivestimento fibro. Ah, questa è una mola. Ma questa me la compro. Rivestimento fibro rinforzato. Danni a fendente. Ok. Impatto perforanti e fendenti. Io che ne so. Metto 92. Ma questo è più. Vabbè, prendo tutto. Queste invece sono. Ah, questo? Ah, è manovella dell'equilibrio. Ok, ok. At the House of Vanini. No, devi dirmi buongiorno. Non mi dice più buongiorno. Volevo che mi diceva buongiorno. Ammazza, that is one slick prototype. Cosa? It's a tram for crickets? Ammazza. Ammazza, that is one slick. Ma manco a dire che è un gioco fatto dagli italiani. Ammazza! Felicitas salutations, my friends. My name is Signor Lorenzini Vanini. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions, and as a true friend of Clark. Behold, Vanini Works, where we will honor the city of Clark's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we broke ground, I certainly didn't do it all personally. This was simply empty space. Guardate com'era bella qua, invece adesso è tutto distrutto, but peccato. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, sì, credo sia coreano, sì, è un gioco orientale, sì, sì, sì. Derided for my, let's say, single-minded focus on a lifelong obsession with building animated, automatic, autonomous automata. But today, just look before you. Vanini Works is ready to start building the future. Kratz Golden Era. Va bene, ok. Make this future. Join Vanini, your friend for life. Your friend for life. Toh, fatemelo risentire. Ammazza! Ammazza! Da notifica di iscrizione presta qua. Ammazza! There you are, my boy. My savior, yes, that's the word. You took back the factory and ma una I cannot cassa, thank ma, you enough. Ma da polso! Without the factory, con lo scontrino. No more new puppets. The army has run out of recruits. Forse serve per scrivere, non lo so. My friend, you saved. Well, fa le ricevute. Ah, va bene. But listen to me going on and on about my concerns and I don't believe I've è even introduced sì. myself. Signor Lorenzini Vanini, gentleman, bon vivant, and at the moment, utterly at your service, my friend. If the name Vanini rings no bells, perhaps you've heard of Kratz, Prince of High Society. That is because they are one and the same. Just two of the many names I've collected in my three decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Vanini is its own reward, portati I have malissimo. Not rewarded you in the more traditional manner. Please, take this. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the ground. Ah, ecco. Ecco. Ok. Ecco come funzionano le mole.
A 30 anni, Benigni? In una gamba a 30 anni? Vabbè. Puoi equipaggiare una mola speciale sulla smerigliatrice tramite Benigni o su uno Stargazer. Vari tipi di mola speciale fornite diversi. Una sola volta l'effetto di mola speciale in battaglia. L'effetto si ricarica. Ok, quindi è un buff extra, monouso, ma infinito comunque. Cioè si deve ricaricare, però non lo consumi mai, quindi va bene. Ma che bello che lui. Quindi, ah, ma non c'è più la macchina. Non c'è più la macchina. Ah no, c'è qua. Allora, posso creare Flamberga si chiama. Un braccio leggero di Renfanda, ma bellissimo. E adesso posso potenziarle. Ok. Esatto. Adesso posso potenziarle. Deus Ex Machina. Pandemonio. Egida. Giustamente pure lo scudo. Occhi di falco. Ma che figata. Questo spara proiettili esplosivi. Qua puoi farti il Perry. Qui puoi fare il Perry Perry. Questo è il Perry Perry vero, perché ti pari e se fai la parata giù... Però, vabbè, oddio, si consuma comunque, però gli fai proprio danno subito. Quindi puoi fare delle combinazioni carine. Questa è la corrosione, fichissimo da vedere, tra l'altro. E questo, mamma, questo non me ne frega niente. Magari sarà rottissimo, per me. Ok. Questo è un lanciafiamme standard. Che però scala. Ovviamente scalano queste qua. Scalano quasi tutte su... No. Stavante questo scala C. E questo scala A. Ma è una gioia. Quindi la mina farebbe i buchi seri. La mia. Penso che andrò a prendere lo scudo perché sono una persona noiosa. Vabbè, ok. Mentre modifica. E adesso possiamo potenziarlo. Permette di muoversi mentre si carica la saltella. Ma che non me ne frega niente. Ma non mi interessano questi power-up. Tieni premuto il tasto per seguire un nemico. Questo non può essere modificato invece. Cioè, piuttosto potenzio la flamberga. Piuttosto la flamberga nella direzione del getto dell'acido. Puoi sferrare attacchi in posizione di guardia. Aumenta la portata dell'esplosione. Già queste mi interessano. No, ma se vabbè, piuttosto per ora mi potenzio questo. Potenzio questo. Cambio il braccio e mi metto questo. Coatti, guarda che coatto, mamma mia, che coatto. Guardate che ha pure l'uccello. Bellissimo. Bellissimo. Fighissimo. Però tu non mi dici più buongiorno. No, mi devi dire buongiorno. Non c'è più il gatto. Quindi a volte appare, a volte va via. Interessante. I know my way around a weapon. Non posso fare niente, vabbè, niente. Ok. Però adesso devo parlare con tutti. Welcome, Dad. No, tu non. Tu sei una delusione. Signora. Signora. People have no idea. Thanks for keeping. Niente. Allora vado a parlare con Geppetto. Geppetto sarà contento. Dov'è? Di qua. Lo so, devo provare l'accetta, ma non ho provato tutte le armi.
papà? Remember, it is not surprising that some puppets broke away from the Grand Covenant. I've no idea how many. I remember a few ergo puppets behaving according to their own volition before the frenzy. That wasn't our intention. They were never designed to act that way. But if a puppet starts acting on its own, does that mean the puppet has free will? Or is someone else controlling the puppet? The city of Cry asked me. Non mi dici niente, ti ho salvato l'amico, non mi dici nulla? Non ho quarzo, vero? Cambia forma. Nessun ricordo di forma sul dispositivo. Si è alzato. Cambia ogni forma, cambia forma, non sappiamo ancora cos'è. Non ho quarzo, niente. Ok. Adesso dove devo andare? Torno, vado avanti. Vado oltre fuoco. I'll use my power gel. Ah, ma lei può parlare, può dirmi qualcosa, ok? Due livelli. Due livelli. Regione scala A su sviluppo. Voglio investire. Allora, arrivo a 25 di forza motrice. E poi vediamo. Poi vediamo. Potei, Sofia. I'm able to wield ergo. They call me a listener. Because I can hear ergo. I inherited the power from my mother, who hated it. Called it the devil's power. Ah. So I kept it a secret that I could talk to puppets. Now you are the only one my voice reaches. So I beg you, please. Ah, fra i burattini, non in generale, può parlare con le persone. Ok, no, è che. Vabbè. Ecco, cambiamo la della smerigliatrice. Poi decidiamo. Però adesso. Vabbè. Va bene. Andiamo al centro della fabbrica Venini. Andiamo un altro pochino avanti. Un altro pochetto. Tanto comunque lo continueremo a oltranza. Comunque abbiamo visto più o meno la durata, si è capita nel senso quante zone sono. Non credo ci sia altro dopo, cioè nella via Roisa Bella lì ci sarà. Ah, ma dovremmo parlare col gatto e la volpe. Secondo me se ne sono andati. Noi non ci sono più. Però di quello ci sarà il re dei burattini, sarà. Ma anche se non è detto che sia il cattivo. Magari il re dei burattini è comunque controllato da qualcuno. Abbastanza classica come cosa. Cioè, ovvio che non ti dicono il nome del boss finale, dai. Questo, tra l'altro. Cioè, è incredibile come questo gioco sia nettamente superiore a Steel Rising. Nonostante Steel Rising comunque aveva il suo perché. A me è piaciuto, comunque. Facilissimo da rompere. Però considerate appunto che è un titolo di Spiders. Cioè, Spiders hanno fatto Bomba e Flame, hanno fatto certa merda, ragazzi. Che veramente, io continuo a dire, Steel Rising è un capolavoro. Steel Rising, rispetto allo schifo che hanno fatto quegli sviluppatori, è un capolavoro. Ed è bellissimo vedere come siano migliorati nel tempo. Ogni gioco che hanno fatto, infatti vabbè se ne sono andati. Ogni gioco che hanno fatto migliore del precedente.
Veramente GG. Poi certo, non è che è un bellissimo gioco, però... Tra l'altro mi si era buggata una quest. Questa Jojo Paul? Va bene. Ma non era solo perché era facile, comunque era facile da rompere, era questo il fatto, era facile da rompere. Però secondo me non è un brutto gioco, cioè anche per iniziare a provare il genere secondo me funziona, cioè per dire è meglio, per me è meglio di Lords of the Fallen, per dire, del primo Lords of the Fallen, non di quello che ancora deve uscire. Allora, andiamo un po' avanti, vediamo un po' cosa ci aspetta oltre fuoco. Tra l'altro la chiave mica l'ho trovata comunque. Quindi se faccio così, mentre se faccio L1 più quadrato, va bene, faccio... ma questo scoppia se mi avvicino? No, scoppia se lo tocco. Ma scoppia subito? O scoppia dopo un poco? Sono i problemi della vita. Scoppia decisamente subito, quindi non è il caso di toccarlo. Bambino. Ah, quindi adesso ci insegna a dare le granatozze di fuoco. Tizio morto. Venite, venite. Venite, venite. Tutti quanti, tutti quanti. Tutti insieme, tutti insieme. Tutti insieme. Su, su, su. Bravi, bravi, bravi. Tutti vicini, 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 vicini. Là! Pensavo che facesse molto più male. So, ci sono rimasta ma... Mosca. Ah, non sei una mosca. Sei una zanzara. Vieni qua. Vieni qua. Poggiati, poggiati. Non ti poggi? Ah, perché ti caghi sotto. Brava. Lo sai che fa una brutta fine se ti poggi. Dark Sasi andrebbe fatto. Andrebbe... Ah! Dark Sasi lo dovrei assolutamente provare. Mi pare di capire che è un gran bel titolone che merita. Ti ho visto, cretino. Ah, madonna, il danno. Mi devo cambiare, mi devo vestire da Venini, me l'ero scordata. Me l'ho scordata, perché ho detto scordata, scordato. Ho sentito il versino. Dov'è? Guarda il cornuto! Contundente, grande.
I segni indicano che lo strumento è stato usato come arma. Quando i burattini attaccarono all'improvviso, i tecnici si affrettarono a costruire le armi. Avendo qualcosa di potente, guardarono alla chiave inglese. È stata realizzata con parti. Una grossa chiave inglese della compagnia Benigni. È stata realizzata con parti robuste in modo da poter sopportare un peso notevole. Erano tecnici, non guerrieri. Purtroppo nessuno è riuscito a maneggiare correttamente un'arma contundente fino a quando uno di loro è stato ucciso. La mazza è bellissima. È bellissima. Ah. Per adesso bella varietà di armi, tra l'altro. E poi il fatto che le puoi combinare, puoi fare una quantità di porcate incredibile. Emmerich, grazie. Tra l'altro siete rimasti nonostante... lo sapevo che c'era qualcosa lì, ci ho pensato troppo tardi. Per fortuna era piccola. Fortuna non era un nemico grosso, ci ho pensato troppo tardi quando sono sceso, ho detto... No! No, lui di nuovo! No, no, bro! Bro! Bro, ti prego, no, 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 lasciami stare. Dai, no, fammi trovare uno Stargazer, ti prego. Parliamo dopo. Ecco, esatto. Eccolo là, posso. Vai via, vai via. Via. No, vai via. Ok. Ok. Adesso possiamo discuterne. Aspetta, fammi controllare cosa c'è qua. Could they be from Moonlight Town? Whoa, did puppets do this? Vabbè, questa è un'altra zona. Madonna, che incubo, ma gli piace troppo sto nemico. Incredibile. Ho sbagliato adesso, però non ho la... non ho la mola giusta per lui. Aspetta, mi metto... mi metto l'altra. Ok. Pulitissima! Ti prego, andiamo via da qua. Sempre nei posti stretti, sono dei pezzi di merda incredibili. Guarda che non mi fa spostare! Guarda che non mi fa spostare! Che merda, veramente! Sempre nei corridoi, lui è il nemico dei corridoi, sempre, messo apposta! Il che ti fa capire che non è cattivo level design, sono dei figli di troia, perché è intenzionale. Una volta è un caso, due volte è una coincidenza, la terza volta è intenzionale. L'hanno fatta apposta, i merda, che non sono altro. Cioè, qui c'è tutto, qui c'è un piano. Punitivo. Dai, niente, non ce la fanno da... Devo levarmi. Guarda che non gliene è fregato un cazzo che l'ho colpito.
Ancora vivo. Ah, questo ti aumenta il peso trasportabile. Cioè, vale la pena ucciderli, ok? Perché ti danno gli amuleti. Però si vede che l'arma si è potenziata, eh? L'abbiamo menato durissimo. I burattini camminarono senza sosta e riservarono il loro ultimo passo per la palude desolata, la tomba dei burattini. Aumenta il limite di peso. Ma di quanto? Fammi vedere. Dov'è? 79,3. Non che mi serva, però. 79,3. Alla faccia! Parecchio. E questo te lo metti se vuoi la chiave inglese. Chiaramente. La chiave inglese ci metti questo, così non sei piantato. Sì, ma sono chiaramente sti palettoni, sono dei rompipalle messi, sì, per dropparti le cose. Ma ci sta, va bene, ormai ora l'ho capito, non, nel senso, non è uno sbaglio. Cioè, sono messi apposta per rompere le palle, quindi va bene, lo accettiamo. Allora, qua c'era l'amico, eccolo là, che mi dà, va bene, che mi infilza. Ah, ma qui c'era solo pietra lunare e la luna calante? No, ragazzi, ragazzi, scusate. Aspetta. Secondo. Un attimo, ho trovato una cosa. State tutti calmissimi. Sarà un oggetto di... esatto. Ma gli adrenali miglioramento molto raro. Le lame delle armi speciali. Una farfalla cieca alla disperata ricerca di un salvatore stringendo una pietra lunare. Era come se volesse che almeno questo mondo sopravvivesse. Armi speciali che ancora non... non abbiamo trovato, però. Questo è... I persecutori volevano poter rispondere in modo dinamico a un campo di battaglia in continua evoluzione. Per questo sono state realizzate le mole speciali. Realizzate con gemme artificiali. Va bene. Ah sì, sono un po' come i Cavalieri Neri, che all'inizio sono fortissimi, poi però... chiaramente diventano solo dei rompipalle, li distruggi. Allora, facciamo un altro pochino, dai, mi sto divertendo così tanto. Arriviamo al prossimo Stargazer, dai. Poi continuiamo la prossima volta. Veramente bello, sono così contenta. Sono così contenta che c'è un gioco bello, mamma mia. Ah, farfallina. Dov'è? Su. No? Dov'è? È giù? Qui? È una trappola. Lo sapevo che era un'inculata. Adesso arriva qualcosa, mi interessa. No? Non è niente? Non è uscito nulla? Secondo me non era intenzionale. Ah, queste armi comuni. Ok, questo è il livello successivo dell'arma comune. Invece c'è questa super figa che invece è delle armi... delle armi speciali, che non ho ancora trovato. Guida di Clara Luna. Clara Luna è il villaggio ubicato più a valle, da dove i pellegrini si preparano per i loro viaggi. Dopo che San Frangelico incontrò l'angelo con un'ala sola, Sefirot, e fondò la chiesa, Clara Luna divenne il luogo in cui i pellegrini venivano sollevati dalle carrucole fino alla... va bene. E si preparano per il pellegrinaggio. La reputazione di Andros era al culmine quando fu nominato sacerdote. All'epoca Krat era solo una povera cittadina di campagna, ma Andros non se ne preoccupò, si dedicò alla cura della gente. Si diceva addirittura che San Frangelico in persona fosse tornato. Gli abitanti di Clara Luna hanno contribuito attivamente alle buone azioni del sacerdote, come colleghi che trasmettono la parola di Dio. Colleghi. Vabbè. La decisione di accettare gli alchimisti dall'esterno e di far rinascere Krat è stata presa proprio a Clara Luna. Dopotutto è da lì che è nata la Krat che conosciamo oggi. Oggi abbiamo funicolari al posto delle carrucole. Ah! Tendevano carrucolo, ok. È la città del futuro al posto del villaggio di campagna, ma le nostre virtù rimangono invariate. Proprio come l'angelo avvolse San Frangelico con le sue ali quando cadde nel freddo, ma non aveva una sola.
Le persone dovrebbero aiutarsi a vicenda. Clara Luna è il luogo più a valle di tutti e la prova che tale virtù è ancora qui. Ci ho sperato tantissimo quando ho attraversato. E invece purtroppo... niente. Di nuovo? Un'altra? Lo so che fai apposta, bastarda. Che non è per farmi colpire le cose esplosive, ma non sono fessa. Con chi credi di stare parlando? Ergo splendente. Qua non posso fare nulla? No. Ma che bello! Che bella atmosfera, anche molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto finora. Non pensavo ci fosse questa varietà di ambientazioni. Cioè, siamo in un posto super naturale, bucolico, non me l'aspettavo. Cioè, pensavo rimanesse un po' steampunk, tipo... colpa mia che non ho guardato, colpa mia. Che belli questi nemici senza tracking! Sono così belli i nemici senza tracking! Ma io mi sono persa tantissimo. Da dove arrivo? Io non venivo da qua. Oh sì, no, io non venivo da qua. Sono confusissima. Ma l'importante è spippolare con cura. Tipo qua. Niente? Brutto suono, brutto suono. Brutto suono. Ah, era una trappola, ok. Era solo una trappola. Bene, mi hanno inculato, perfetto. Mi hanno comunque inculato. Me la sono meritata. Me la sono meritata. Vabbè, è un bene perché adesso non scendo e capisco la strada comunque. Perché sto pezzo me l'ero perso. E adesso piano piano facciamo un'operazione di pulizia. Aspetta, dentro qua. Ah, ma questo è un pezzo di burattino. Sto usando... Madonna! Che pezza vita mi ha tolto sto bastardo col forcone! Ma seriamente, ecco perché mi ha ammazzato quello! Porca vacca, non pensavo che mi levasse così tanto! Hai fatto la tua scelta, dove sei? Dove sei? Sei sceso, ma... vieni qua! Ti sei cagato sotto? Porca vacca, ok, quella carica va assolutamente evitata. Ora percepisco la difficoltà della situazione. Ma quindi? Vabbè. Ok. Ho capito. Very funny. D'accordo. E sono tornata però. Ah, ok. Perfetto, capito. Ah! Ah! Da dove arrivano questi qui? Ma che porca vacca! Gliene frega nulla. Ah!
ma i danni, siamo calmi. Stiamo tranquilli. Forastero, esatto, ma proprio il mood è quello. Ma c'è uno Stargazer qua, vero? Sì, mi evito di fare... Beh, che quello non mi convince. Troppo armato il tipo per essere affidabile. Mi ha comunque lanciato addosso qualcosa. Perfetto. Ma vaffanculo, dai! Che stronzata questa! Minchia, è uscito con la carica! Uffa! Vabbè, corriamoci dentro. Cioè, inizia pure a sentirsi la stanchezza, chiaramente. Vabbè, niente, facciamo così. Andiamo con fidenza. Così, tua mamma... Sperando che non aggrino fino a lì, ma spero di no, anche perché si chiude. In realtà è una cavolata, ci ho avuto sfiga da morire, sono quattro nemici. 5. 6. Basta. Ok. Cioè non è che era un'orda incredibile. Cosa c'è qua? Un'altra arma? No. Resistenza alla corrosione. Mi viene da pensare che probabilmente sarà utile presto. Vabbè, per adesso mi tengo quello che ho, ma sicuramente poi... Questo mi fa capire che ci sarà un nemico birbante. Vabbè, trappolozzo bastardo. Sono stata io sfigata, perché in realtà non era così terribile. Mi sono trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato per due volte. Amico, vengo in pace. Senti, vabbè. Do you want to go up, child? I'm sorry, but the train isn't in service. The cathedral isn't the sanctuary it once. I still don't know what happened. If you're determined to pass. Are you? Fai il saluto al persecutore. Interesting. I thought all the stalkers died when the workshop tower collapsed. As for me, I'm as good as dead. A sinner who lost everyone I ever loved. Il cane, I have no right to stop someone as determined as you. Quindi immagino ci sia un finale diverso. Si resta burattini o si diventa bambini. Oddio, se non rispondeva non lo so se mi attaccava, eh. Io ho il dubbio che la possa attaccare, però il fatto è che non c'è, c'è l'autosave, non vorrei ucciderla, magari la ritrovo. Un tempo la funicolare era un treno sacro e trasportava i pellegrini alla cattedrale di San Frangelico, ora è un treno che porta nella terra dei morti. Però bell'arma, sorella, bell'arma. Ah, ma io mi devo cambiare, scusatemi, mi ero dimenticata la cosa più importante. Ce lo siamo meritato. Guardate come ci sta bene pure il braccio. Sì, sì, è il martello del DLC di Bloodborne. Sì, assolutamente.
Ladies and gentlemen, welcome aboard the Pilgrim's Cable Railway. Now, those of you who joined us in Moonlight Town, we hope your preparations for the Pilgrim's Journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it la on fabbrica, a cliff, Saint Frangelico. La fabbrica, figo. I kid, Frangelico, wonderful saint, wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of beautiful Krat. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Tutto a posto, bro. Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. You look annoyed. What I do? I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Oh, mamma mia. Something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets. That's to be expected. But what is that? Porca miseria. Sentiero dell'infelicità. Ma che gioia, che allegria. Oh, ma quella è una persona. Quella è una persona. Lo sapevo. No idea what those things are, pal. Approach with caution. No, fatti guardare. Sì, hanno la testa scoppiata. Gli è uscito lo morbo schifo e sono diventati blu, brutti. Si sono zombificati. Che cosa brutta, che situazione brutta. Fico, quindi ci sono pure gli zombie. Tanto fanno super paura, eh. Sono brutti, eh. Ma nel senso buono. Cioè, non... Sono veramente creepy. Sì, lo so che ho detto che... allo Stargazer mi fermavo. Ma infatti adesso ci fermiamo, non facciamo tutto sto pezzo. No, purtroppo devo chiudere. No. Sì, sono tipo i clicker, diciamo. Hanno questa infezione, ti ha fatto scoppiare la terra. Però che dentatura perfetta, complimenti. Ah, che simpatico. Vedete, esce il sangue blu. Non esce l'olio, esce lo schifo blu. Giustamente. Ecco. Ah, e adesso? Come passo? Devo fare tutto il giro. Ma potrebbe, ora, magari no, ma potrebbe prendere tutta una piega assurda. Un po' la Bloodborne, se ci pensate. Bloodborne all'inizio sembrava, sì, le belve, poi alieni, robe dimensionali, no? Magari qui potrebbe essere la stessa cosa. Cominci che sono burattini, però a un certo punto ti parte la roba dell'infezione assurda. E poi hai il delirio. Cioè, potrebbe essere.
Sarebbe carino. Ha fatto il giro. Quindi dove devo andare? Di qua? Penso di sì. What is happening? What's their problem? Wait. Ma... wait, their bodies are strangely altered. I don't know what's going on, but keep those eyes of yours open. L'ho visto là. Vabbè, sono seghine questi qua comunque. Sarà probabilmente sono deboli gli attacchi di taglio. Comunque, per questo vi faccio così male. Preghiera della donna. Dio ti prego con tutto il cuore, ritira tua ira da Kratom e volto San Frangeli con le ali di un angelo, ti prego di salvare anche noi. Se il giudizio era inevitabile a causa della nostra corruzione, ti prego almeno di risparmiare la tua ira a mia figlia. La bambina ha fatto nulla in mano, ti prego qui la mia Charlotte in paradiso. Se trovi questo posto, per favore, prega per noi, sappi che qui c'è una disperata tristezza. Chissà perché mi danno il fuoco. Allora, di qua si esce. Beh. Mi pare di capire che c'è qualcuno lì dentro. Ma non è che qua c'è uno Stargazer? No, eh? No. Salve. Ti alzerai e ti occuperai della terra di Dio. Non appena l'angelo spiega le ali, abbraccia il santo, il freddo viene dimenticato. Tu mi picchi, vero? Ah, mercy. No. I beg you, don't kill Gianjo. Me. Gianjo. I thought my name is Gianjo. Gianjo. I'm an pharmacist. Yes, pharmacist. Okay. I'm looking for the legendary gold coin fruit. Sta cercando gli zecchi d'oro. I was able to use medicine to slow the infection spread. I have the petrification disease and I need a cure. Okay. Sorry. I ramble when I'm nervous. Ballata di Guillaume. Guillaume, il cavaliere del re, trovò l'albero splendente sulla montagna rocciosa. I frutti dell'albero sembravano zecchini d'oro ed era una benedizione miracolo, l'albero degli zecchini d'oro. Quindi sono frutti comunque, perché molti guarirono da diverse malattie e scomparono alla piaga. Il cavaliere euforico costruì un castello e si fece chiamare cavaliere santo. Ma ricordate, cari viaggiatori, i miracoli hanno sempre un prezzo, a prescindere da quanto siano accattivanti. Many substances can be poisonous. The precise dose is what separates medicine Bello. From poison. The gold coin fruit might just be a myth. Ok. Can you let me know if you find... Cubo. Pietra dei desideri. Esistono vari tipi di pietre dei desideri che possono essere equipaggiate con i cubi. L'uso dei cubi consuma le pietre dei desideri. È possibile equipaggiare una pietra dei desideri su un cubo e ricaricarla tramite Gianjo presso uno Stargazer. Cosa sta succedendo? L'utilizzo di un cubo consuma una pietra dei desideri, ma si ricarica quando torna in vita o visita uno Stargazer. La gente antica Krat sapeva come affidare un desiderio a una stella. La pietra dei desideri poteva essere messa in un cubo ricavato da un meteorite per manifestare poteri speciali. Ok. E cos'è? Ripristina temporaneamente PV. Cristallo amico mistico, equipaggiabile con un cubo, conferisce al cubo un effetto speciale. Desiderio di una stella, quando viene utilizzato... Ma che fico! The people of ancient Krat, they claimed special powers. Bella sta cosa. After distilling the wish into a cube made from a meteorite.
I don't know how it works. Sì, if you can help me with the goal. Okay. Sì. Seems there's a new threat every day, friend. Okay. I'm headed to the Saint Frangelico Cathedral. Se trovi l'albero di Zacchinidoro, vieni da me. Parla, Cubo. The people of ancient questo me l'hai già detto. Chiedi qualcos'altro. Scambi la pietra dei desideri del Cubo. Ah, niente, ok. Ok. Quindi me la posso equipaggiare. Mi metto questo e una cura in più, praticamente. Capito. Ma che bello! Cartuccia della frattura Belford. Un sacco di cose. Officina Belford Superior. Anche un additivo che levi l'alterazione di stato, resistenza alla frattura. E di riduzione danni femmine. Beh, vabbè, per ora mi tengo quella che ho sbagliato. Pensate se per sbaglio lo colpivo. Quindi è un vicolo cieco. Devo andare per forza, mi sa, forse dove c'è, no? Che lì ci posso andare? Aspetta, forse sì. No. No, mi sa di no. No. Salvo sistemista, grazie! No, mi sa che qua è un vicolo cieco e devo per forza entrare nella chiesa. Va bene. Quindi è dove c'è il boss, ovviamente. Non mi pare ci siano... Ah, aspetta, no, c'era un'altra strada! Aspetta, non c'era un'altra strada. No, no, si usciva. No, niente, non c'era un'altra strada. E allora, quello che facciamo adesso è tornare all'hotel, potenziarmi l'arma e prendere legnate dal boss. Dai, a sto punto, se c'è il boss. Ma penso ci sia il boss. Ci sarà, cioè, c'è un burattino che fa dietro. Ci sarà, sarà un boss. Figuriamoci. Non credo che sia un amico. Mi metto il fuoco, perché secondo me sento puzza di fuoco da utilizzare. I know my way around. E mi potenzio la mia lama, un ricco più 3. Scherzavo, un ricco più 4. Alla faccia. Arrivando alla bellezza di 178 più 83. Scusate se... devo ancora salire di livello, tra l'altro. Scusate se poco. I'll use my power. Io mi sto tenendo le pietre d'ergo speciali perché non so se servono. 1, 2, 3, 3 livelli. Ok, 3 livelli. Faccio questo, arrivo a 25. Io sarei tentata. Non so se andare di tecnico o sviluppo, ci devo pensare un secondo. Diciotto a vitalità. E poi va bene così. Sì. Sentiero dell'infelicità. Esatto. Sì, penso che l'acido sì, sarà come l'elettro. Beh, ti causerà uno status diverso, perché gli status ti fanno un piccolo dot, ma ti riducono anche delle cose, tipo il recupero della guardia, il recupero della stamina, la difesa. Cioè, fanno un effetto speciale ciascuno mentre ti fanno il danno. La soluzione è sempre la stessa, semplicissima. Non farsi colpire. I veri pro non si fanno colpire. Lax Borealis, grazie.
No, non ha funzionato, ma va bene lo stesso. Però è strano, cavolo, mi metti un boss. Ma no, sapete che sei angelo di Dio, qualcuno. No, no, no! Nessun nome! Grazie! Allora, vediamo un secondo giusto questo bossino. Però c'è un sacco di strada da fare per raggiungerlo. Uffa. Vabbè, ci proviamo una volta e poi eventualmente ci, la prossima volta dai, non ci incorniamo troppo col boss. Ah, ok. Ok, non me lo aspettavo. Oh madonna, quanto è trasformato brutto quello. Oh santo cielo. No! 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 Prendi, prendi, prendi! No! Poi mi sembra che è Green o Bigon. No, 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 no. Si sono dimenticati di me? No, non si sono dimenticati proprio. Poi allora ci penso, beh. Esatto, esatto. Dai, 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 dai. No, 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 no. Bravo, vai via. Ok, niente boss, perfetto. Allora, fatto questo, io direi ammazziamo il cosetto che sarà il nostro boss. E col tizio ci parliamo un'altra volta. Guarda tutto il sangue. Vacca. Basta? Ok, non mi aspettavo assolutamente di trovare creature del genere in Lies of P. Questa è stata una interessante sorpresa. Sì, mi sembra che dicono tipo Bigon. Ok, vabbò. Allora, abbiamo trovato la nostra chiusura, dai. Kif, guarda lì cosa gli esce da lì, ma guardala, guarda cosa hanno lì, Resident Evil è diventato, ok, ma che bello, oh, veramente GG, proprio, sono contentissima di questo gioco, per adesso, ops, sono stracontenta, va bene, Lo continuiamo prestissimo. Oddio, neanche troppo presto in realtà. Quando lo continuiamo? No, vabbè, martedì. Lo continuiamo martedì sera, quindi dopodomani. Domani non si può. Quindi, io vi ringrazio, siete stati bellissimi. E vi saluto. Allora, dai, un abbraccione. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani, doppia live domani. Dai. Buonanotte, buonanotte, vabbè, buona serata e buonanotte. Ciao ciao!